E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Finalmente ragazzi, sono riuscito a provarla, una moto che avrei voluto provare da tanto, ovvero l'Husqvarna Northern 900. Ragazzi, guardatevi un po' il test ride e poi ci vediamo alla fine per considerazioni finali. Ok ragazzi, prova Husqvarna Northern 901, vediamo come va. A livello estetico mi piace molto, Porco cane, se tira cattiva bene sta. Bella bella, motore spettacolare, protezione dal vento zero, pulino proprio inesistente, però va che spinta, figa. Molto leggera, maneggevole. Molto molto grintosa com'è. Violenza, che violenza, che violenza ragazzi, violenza. Porco diavolo, porco diavolo. Questa moto molto molto grintosa, cattiva, ma anche a sospensione si sente una buca bellissima bellissima. Davvero molto grintosa. Comunque penso che parlerò sopra questi video qua ogni tanto, perché non me ne sto zitto, perché voglio gustarmi l'esperienza della guida. E rieccoci ragazzi dopo questo test ride. Non ho parlato molto durante il test ride perché comunque volevo bene provarla bene, volevo capire bene. Comunque moto che nel complesso a me piace ragazzi, nell'estetica è una delle mie preferite, anche se il motore diciamo che a mio gusto è un po' troppo scorbutico, però non toglie il fatto che se prendete una moto del genere vi divertite tantissimo, perché è una moto molto prestazionale e devo dire che comunque KTM ci sa fare con i motori. Ecco, io personalmente non la prenderei perché mi piace più una guida un po' più soft, un po' più tranquilla. Questa è una moto un po' più prestazionale, diciamo un po' più sportiveggiante.
Però comunque non toglie il fatto che ci si può fare del turismo anche con questa. Ultima pecca che ho trovato, ragazzi, è il cupolino un po' basso per la versione base. Se già andiamo a prendere l'Expedition, ha il cupolino molto più alto, quindi sono cose che si possono anche andare a cambiare quando poi si prende anche il modello base, si va a prendere il cupolino maggiorato, ad esempio. Quindi, ecco, però diciamo che avere un cupolino un po' più protettivo già col modello base sarebbe, secondo me, un'ottima idea visto l'utilizzo che si fa di questa moto. Un peccato che non ci hanno fatto provare a fare qualche sterrato, però comunque già tutto sommato una moto che mi è piaciuta, anche se come avete visto nello scorso video resto in casa V-Strom e niente. Ragazzi, se vi piacciono questi video un po' test ride, un po' così alla buona, mettete un bel mi piace. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Grazie ancora e ciao ciao. Ecco, tengo a precisare, ragazzi, che voglio parlare un po' delle mie sensazioni, di quello che ho provato durante il test ride. Non vado a parlare di roba tecnica, visto che video sulla roba tecnica ce ne sono tantissimi. Ok. Prezzi li trovate online, quindi ragazzi, io vado a dirvi il primo impatto come è stato con la moto e poi tutte le robe tecniche, ragazzi, ormai basta cercare su internet e andate a cercare. Io voglio portarvi sempre una roba reale di quello che le mie sensazioni, di quelle che sono state le mie sensazioni, di come mi è sembrata la moto, diciamo, a livello proprio sensazionale. Quindi grazie e alla prossima. Ciao ciao.